dell'ASB Classics, torneo da 220.000 dollari di montepremi. È più avanti. La sua best ranking, la belga che è 16 del mondo e che qui va a segno con il rovescio lungo linea. In Zelanda non succede mai nulla, come gli stessi neozelandesi tra l'altro. Bello questo dritto, ha preso un bellissimo angolo. E poi la Wickmeyer è andata a vincere quel torneo, il primo dei due conquistati in carriera, entrambi ovviamente lo scorso anno. Qui chiude bene con la volley di diritto, la per. Fino a questo momento nessuna delle due, anche se è presto per giudicare, ha impressionato per continuità, tanti gli errori nei primi tre giochi. Con la Wickmeyer che qui prende l'iniziativa, 15-0. Questo forse è stato il primo punto. Dice che era partita fortissima nel 2006, poi ci si aspettava di più e non è riuscita a mantenere alto il suo livello. Ha avuto un po' di problemi dove ha cambiato allenatore. Che aveva cominciato il 2009 da numero 31 del mondo, era retrocessa ad agosto fino alla 68esima posizione. Bellissima. Sì, secondo break consecutivo per la Wickmeyer, quarto gioco consecutivo per la belga della serie numero 3 e questo è il punteggio, 4-1 nella prima semifinale dell'ASB Classics. E giocherà le qualificazioni, a meno che non le diano una wild card, però io dubito perché gli organizzatori in... questo è un bel vincente. Gli organizzatori in Australia con la Francia si scambiano queste wild card tra i due paesi. Quindi a volte troviamo delle giocatrici francesi con la wild card in Australia e viceversa. Tanto due punti consecutivi della PR sul servizio della Wickmeyer, avanti comunque, saranno 23 a maggio. Servizio diritto della Wickmeyer, annullata la prima delle tre palle break. Stata per fare esperienza. E fisicamente era già così. Questo è un grandissimo vincente, dritto lungo linea. 30-0 per la PER. Un po' in stile Sharapo, questo drittaccio all'incrocio delle righe con conclusione. La donna è tutta nera, tra l'altro, neanche si vedono. Giocatrice abbastanza fumantina. Brava. A me piace veramente tanto quando entra dentro il campo. E... frutto dei tanti anni trascorsi negli Stati Uniti. Lo sentivamo anche prima dall'inglese, un inglese perfetto. Perfetto come questo diritto. Overrule che regala il set point alla Wickmeyer, resta di sasso la PER. Veramente. Primo set per la Wickmeyer. Insomma, 6-4 per la belga, 6-4 maturato nelle prime fasi di gioco, quando di nuovo in diretta dal Tennis Center ASB di Auckland. 15 per quanto riguarda la belga che ci interessa più da vicino. Bella questa smorzata. Si sta alzando il livello del suo gioco l'israeliana, smorzata tra l'altro seguita da scorsa stagione la Wickmeyer.
che è seguita ed allenata, più bello vincente di dritto, dal padre che la segue ad ogni torneo. E sono frequenti anche le litigate tra i due. Però evidente cosa semplice. Gran bel rovescio lungolina della Per, che poi ha anche profumo di patatine fritte che non ti permette di essere molto concentrato. Sì, anche perché poi non rientrano nella dieta abituale delle giocatrici durante i tornei. Qui c'è un'altra Per in campo. 15-0. Questo rovescio sulla linea è stato anche un po' fortunato. Questo è bello, questo lob. Segue a rete, chiude con la volée, fantastico. Si scalda il pubblico di Oakland, volée alta di diritto di Sharper, 30-0. Abbiamo visto perché Janiek Wickmayer non viene mai a rete. Guarda qui. Ma il lob non era male, eh? E dopo averla lobbata ha seguito a rete. Per l'israeliana, che è stata anche discreta doppista. Perché qui va a segno con il lungo linea di rovescio, dunque percorso netto per Sharper nel secondo set. 3-0 il punteggio nel primo turno dell'ASB Classics per mano di Kaia Kanepi. Intanto vince a 0 la Wickmayer il quarto gioco di questo secondo set, che è un $600.000. Entrambe sono in tabellone, logicamente. Anche se ogni anno quel torneo chiude fortissimo l'anno scorso. Ha servito bene la Per, che poi ha chiuso con questo schiaffo di diritto. Annullata la palla break a favore della Wickmayer. Al meglio, direi. Servizio e dritto. Si era stata squalificata perché non si era fatta trovare per ben tre volte. Intanto un altro nastro fortunato, ma questa volta dalla parte della Wickmayer. Contro break dunque nel quinto gioco con l'ausilio. Sicuramente lei non pensava di poter partecipare a questi tornei appunto per la squalifica e quindi non si è iscritta. Poi dopo questa sentenza ha chiesto la wild card e stessa cosa avrà fatto anche all'Australian Open. Intanto vediamo uno scambio molto lungo. Fuori. Di gran lunga lo scambio più bello dell'incontro se lo aggiudica Sharper per questione di centimetri. Ha corso tanto l'israeliana, se è uscita veramente di un dito. Ma ricordiamo che qui c'è anche l'esibizione di Hong Kong da trasmettere e regalare ai telespettatori di Super Tennis. Si era fermata la Per in questo punto, pensavo la palla uscisse. Questa è bella e segue a rete e la chiude. Schema effettuato alla perfezione da parte della Per. Mi sto allenando. È brava la Wickmayer, seguire sempre a rete.
Mi sto allenando e tornerò ai primi di marzo se tutto va bene. L'operazione, come ho detto più di una volta, è riuscita, anche se adesso con abbiamo vinto il titolo, quindi rivedere questo campo, tante emozioni. Va a lungo linea. Risponde a Barzola per gran rischio per l'israeliana, non passa la volée bassa di diritto. Non passa la risposta della Wickmeyer. Allora, due punti consecutivi per Sharper. A segno con il diritto ancora la Wickmeyer, ma ancora estremamente timida al servizio la Per. Ancora il nastro è belga. Si è salvata la Per perché ha avuto una palla break con un regalo, diciamolo, della Wickmeyer, perché ha sbagliato questa dritta. The Slam. US Open è arrivato invece fino alla semifinale. Adesso non si sa ancora se potrà giocare il prossimo Slam in calendario. Quello di Melbourne. In che quali è iscritta? Che differenza c'è tra la superficie? Bello questo dritto, molto segno. Incisivo. Tra il rebound ace di Oakland. Ancora aggressiva da sinistra la belga. 40-15. Viceversa il diritto, così come il servizio da sinistra, funzionano benissimo. 4 pari. Pari. Il servizio adesso Sharper, che negli ultimi due turni prima ha subito il break e poi ha dovuto resta dentro questa risposta da Wickmeyer. La segue nuovamente, brava, deve fare così, appena mette in difficoltà l'avversario deve venire verso la rete. 30-0. Beh, anche un buon tocco. Eh sì, l'abbiamo detto, è stata Riesce a imprimere il gioco. Troppo sulla difensiva. Deve prendere qualche rischio in più, soprattutto sulla seconda di servizio. Insomma, aggressiva la Wickmeyer, ma è anche vero che conosce solo un tipo di gioco. Qui c'erano di servizio, quindi sulla risposta potrebbe fare qualche cosa. Un po' troppo sulla difensiva, quindi ha preso un bel rischio la Wickmeyer, perché il lob della Per era corto, ma insomma qui mandava l'avversario al set point, Wickmeyer, sbagliando la misura di un colpo, tra l'altro effettuato con il vento a favore e che è rimasto in campo per 20 centimetri. Parsi. Vedi qui sulla seconda come la Wickmeyer è più incisiva, prende i suoi rischi. Ai ai ai, qui c'è una protesta abbastanza plateale della Per, che dice al giudice di sedia non vede niente. Questo giudice di linea è la terza volta, era così, era fuori di così. Il suo coach cerca
di trovare la ricetta per uscire da questa situazione precaria di punteggio che vedete dalla grafica. La Per ha proprio detto che fa fatica a rispondere alla seconda di servizio e l'avevamo visto prima. Qui riesce a fare quello che il coach le ha appena detto, quindi di venire dentro e di seguire il colpo, di prendere i propri rischi. Anche perché lui è tanto, quindi è inutile aspettare l'errore della belga. Bello. Secondo vincente consecutivo della Per, 15-30. Assolutamente no. Bello il servizio. Chiude dall'altra parte praticamente. E non resta fuori in campo, è lunga la conclusione della Per. E allora Janina Wickmayer si aggiudica la prima semifinale dell'ASB Classics di Oakland. 6-4, 7-5 il punteggio.